È confermato per il primo weekend di dicembre. Vorremmo appunto prevedere questo obbligo in alcune giornate precise dove c'è più affluenza. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, risponde all'appello del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vista dello shopping natalizio e delle folle che per questo si riverseranno nelle strade e viuzze del centro storico, specialmente nel fine settimana. Occorrerà indossare la mascherina anche all'aperto, un provvedimento che non deve essere preso come una restrizione, dice Nardella, anzi come strumento di libertà per arrivare al Natale in una situazione di quasi normalità, evitando in tutti i modi le occasioni di contagio, specialmente ora con una variante molto contagiosa come quella sudafricana, la Omicron. Noi abbiamo chiamato il nostro piano acquisti sicuri, proprio per consentire alle persone di muoversi, soprattutto nei giorni dello shopping natalizio, con tranquillità, in sicurezza, senza preoccupazioni, il che va anche a vantaggio dei commercianti e della vita economica della città. Mascherina obbligatoria in momenti di assembramento? Beh, la maggior parte delle persone che abbiamo incontrato sono d'accordo, anche coloro che non sono d'accordo invece sul Green Pass e il Super Green Pass. Va bene. Se no rimaniamo chiusi in casa un'altra volta, non va bene. Copre anche dal freddo? Diciamo che a torto collo diciamo sì. Sì, d'accordissimo, sì. Certo, guardi, io la porto. Sì, c'è queste nuove varianti. Quella l'ho sempre usata, se c'è assembramenti, quindi no. Però sono contrario all'estensione Green Pass così come ci è stato presentato. Per la mascherina sono d'accordo, sinceramente, per il resto no. Non lo so, secondo me no, all'aperto non si dovrebbe tenere. D'accordissimo, io le dico, sì. non sopporto chi non si fa il vaccino e credo che sarebbe l'ora che forse fosse imposta anche obbligatoriamente.